È Pierucci, candidato PD per la provincia. Il Partito Democratico ha ufficializzato la candidatura del sindaco di Camaiore alla poltrona di presidente della provincia di Lucca. Ancora nessun nome ufficiale nel centrodestra. Entro l'estate 2025 la nuova esedra della Pineta, avviate le procedure per individuare la ditta che realizzerà il progetto di rifacimento dell'ingresso della Pineta di Ponente. Basket e beneficenza al Palasport, presentato il programma dell'evento sportivo per raccogliere fondi a favore dell'Associazione Autismo Apuania, in programma per sabato alle 18. Una super carrarese piega al Sud Tirol, netta vittoria per 2-0 degli uomini di Calabro, che vanno in vantaggio con un rigore di Schiavi e raddoppiano poi con Finotto. Ben trovati a questa edizione di TG Noi Versili e Costa Apuana, apertura dedicata alla politica, perché il Partito Democratico ha sciolto le riserve e ufficializzato la candidatura del sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, alla poltrona di presidente della provincia. Il Partito Democratico, a seguito della riunione tenutasi tra le delegazioni di Lucca e della Versilia e alla presenza della segreteria regionale, ha ufficializzato la candidatura di Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore, alla presidenza della provincia di Lucca. Si apre adesso la fase degli incontri per verificare le convergenze su questa candidatura su tutto il territorio provinciale. Sarà dunque Pierucci a correre per la successione del presidente uscente, Luca Menesini, che ha ricoperto l'incarico per due mandati, da quando la provincia è passata a ente di secondo livello nel 2015. Ancora nessuna ufficialità, invece, per quanto riguarda le candidature da parte del centrodestra, sebbene nelle scorse settimane ci sarebbero state convergenze tra il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e alcune rappresentanze civiche delle amministrazioni locali. Non è escluso infatti che il primo cittadino di Lucca, nel caso ufficializzasse la sua candidatura, possa contare sull'appoggio del collega di Viareggio, Giorgio De Ghingaro, sebbene la maggioranza di quest'ultimo in una nota abbia affermato di voler guardare solo ai programmi, ma comunque di augurarsi discontinuità con l'amministrazione uscente. Difficile infatti che Pierucci possa contare sui voti di Viareggio, anche se esponente del territorio versilese, dato che i consiglieri del Partito Democratico siedono tra i banchi dell'opposizione. La polizia sta cercando i proprietari dei monili in oro proventi di furto custoditi presso il commissariato di Viareggio. Si tratta per lo più di collanine in oro, ma sono presenti anche numerosi anelli, dei ciondoli e delle paia di orecchini, facendo parte appunto di rifurtive recuperate in occasione di operazioni e arresti. Ovviamente per poter tornare in possesso dei preziosi è necessario presentare la regolare denuncia sporta in occasione del furto o, in caso di mancata denuncia, delle prove fotografiche o altre testimonianze che ne attestino la reale proprietà. Il Comune di Viareggio ha avviato le procedure per individuare la ditta che si occuperà del rifacimento dell'esedra all'ingresso della Pineta di Ponente. Il Comune di Viareggio applicherà una procedura negoziata senza bando per la realizzazione dell'esedra all'incrocio tra Viale Capponi e Via Vespucci all'ingresso della Pineta di Ponente. Il progetto, redatto dall'architetto Carmignani, ha un importo complessivo di circa 254.000 euro, con una copertura finanziaria totale di 400.000 euro e sono state 15 le aziende del territorio sorteggiate per essere invitate alla procedura negoziata. Una procedura che deve tenere conto dei tempi stretti con cui l'amministrazione comunale vuole intendere terminare l'opera, ovvero entro l'estate 2025. Il progetto, approvato dalla soprintendenza, prevede la trasformazione dell'attuale area a parcheggio in uno spazio pedonale urbano che si configura come una sorta di cerniera tra l'area urbana e il parco retrostante. Per quanto riguarda il muretto perimetrale e i totem che inquadrano l'entrata della Pineta, sarà previsto un restauro accurato al fine di ripristinare gli elementi lapidei presenti. E adesso ci spostiamo a Massa perché con 19 voti favorevoli e uno contrario è stata approvata la proposta del progetto unitario convenzionato per il nuovo parcheggio della stazione di Massa. Polemiche da parte di PD, Massa è un'altra cosa e Polo Progressista che infatti ha votato contro. È stata approvata durante l'ultimo Consiglio Comunale la proposta di costruire un nuovo parcheggio di circa 465 metri quadrati capace di ospitare non più di 20 automobili vicino alla stazione di Massa.
Il progetto nasce dalla proposta del proprietario di due lotti di terreno in via Rinchiosa, nella zona di Quercioli, in prossimità del binario ferroviario, e prevede la demolizione di un edificio fatiscente e il trasferimento e la ricostruzione in un lotto diverso da quello originale. Il parcheggio pubblico verrà realizzato proprio dove adesso sorge il fabbricato, vicino al cavalcavia, anche in vista della creazione della nuova casa di comunità. Se Dina Dell'Ertole, Di Massa è un'altra cosa e Stefano Alberti del PD sono usciti dall'aula durante la votazione, la consigliera Daniela Bennati del Polo Progressista di Sinistra ha votato contro al progetto di cementificazione. Dal punto di vista sicurezza stradale, io che ho fatto diversi sopralluoghi, penso che così in prossimità di un cavalcavia non so quanto potremmo stare tranquilli. Per quanto riguarda il parcheggio, non è così vicino alla casa di comunità, certo potrebbe essere un aiuto anziché niente, però questo anziché niente mi fa dire, ma quando si è fatto il progetto intero della casa di comunità, allora si era sottovalutato il problema dei parcheggi. Credo che ogni scelta dell'amministrazione dovrebbe andare verso il massimo rispetto dei cambiamenti climatici in atto, quindi avere nel caso del parcheggio una pavimentazione che permetta l'assorbibilità, la permeabilizzazione, eccetera, eccetera, e invece non è dato sapere, come sarà fatto. Voltiamo pagina perché a Villa Cutura è tutto pronto per la terza edizione della manifestazione enogastronomica Radici. Si svolgerà domenica 1 settembre alle 17 nella cornice di Villa Cuturi, la terza edizione di Radici, competizione enogastronomica che pone l'attenzione sui prodotti e sulle eccellenze del territorio apuano. La manifestazione, nata da un'idea dell'avvocato Carmen Federico e dell'artista Manola Caribotti, unisce cultura, cucina e arte e quest'anno strizza l'occhio al territorio lunigianese, coinvolgendo giovani artiste fivizzanesi che si esibiranno durante l'evento. Sono felicissima di questa terza edizione perché davvero abbiamo trovato tantissima partecipazione in qualsiasi ambito musicale, artistico, enogastronomico. Sarà una competizione di due torte, salato e dolce, la torta alle erbette e la torta ai limoni di Castagnitola e della limonaia di Sole. Quest'anno la direzione artistica è stata affidata alla stilista Antonella Mazzoni, che si occuperà anche dell'allestimento. Sono contenta di partecipare a questa manifestazione. Ho fatto tutto un tema del palcoscenico, tema limoni e di queste erbette della Lunigiana. Ho fatto una tovaglia di seta con sopra una stampa che ho disegnato io di limoni qua di Massa e sono felice di fare questa cosa. Vi ringrazio. Spostiamoci adesso a Massa Rosa perché un nuovo stimolo arriva al percorso off-road della Gulfa grazie alla nuova collaborazione tra l'associazione che lo gestisce e l'amministrazione comunale. Un percorso per sport motoristici a due e quattro ruote e bike, ma anche per trekking ed escursioni a cavallo all'interno dell'ex cava di prestito che si trova alla Gulfa e dove già negli ultimi anni sono state organizzate manifestazioni di grande richiamo, tra cui l'Overlander, la fiera internazionale del fuoristrada. Un'occasione per creare su un terreno di proprietà della società cooperativa Off Park Versilia un polo di attrazione per gli appassionati di motori e non solo, e che potrà avere ricadute positive sul territorio in termini economici per il richiamo che questo tipo di attività potrà avere. Siamo riusciti a imbastire una collaborazione oltre che con quella in essere con la nostra federazione di fuoristrada 4x4, anche con la federazione motociclistica. Per cui sarà un 2025 veramente pieno di appuntamenti anche sul lato due ruote per quanto riguarda il moto da enduro e da trial. Ospiteremo a partire da marzo una gara di campionati italiani e poi faremo una gara di trial e forse probabilmente anche una gara di e-bike, che sono le famose biciclette che ora vanno tanto. Tutto in accordo con l'amministrazione di Massa Rosa? Esatto, l'amministrazione di Massa Rosa ci ha sempre supportato in questo nostro progetto. Avere un luogo come questo alla Gulfa, dove poter svolgere periodicamente manifestazioni sportive e attività ricreative, anche con il supporto delle varie federazioni di riferimento, spiega il vice sindaco Damasco Rosi, può consentire al comune di ospitare in futuro eventi di caratura nazionale o europea.
Al Palasport di Massa è in programma sabato l'evento Basket di Beneficenza. L'intero incasso della serata sarà devoluto al progetto Basket Out dell'Associazione Autismo Apuania. Sport e solidarietà si uniranno sabato 31 agosto alle 18 nel Palazzetto dello Sport di Massa in occasione dell'evento Basket di Beneficenza, che vedrà scendere in campo le squadre Pistoia Basket 2000 e PL Livorno, che militano rispettivamente nel campionato nazionale di Serie A e Serie B. Il nostro club è sempre vicino ad iniziative di questo tipo. Noi abbiamo dall'anno scorso già puntato in maniera molto forte con il nostro progetto Insieme per il Sociale, per sensibilizzare tutta l'attenzione pubblica e non solo per quanto riguarda iniziative come quella che andremo ad affrontare sabato, con una evidenza benefica non indifferente. La società PL ha nel DNA, da quando è nata, nella nuova compagine, assolutamente essere inserita nel tessuto sociale, avere contatto con le persone meno abili, meno fortunate e avere una sensibilità accesa verso tutti quelli che sono i problemi del sociale. La partita è stata organizzata a favore del progetto Basket Out dell'Associazione Autismo Apuania, a cui verrà devoluto l'intero incasso della serata derivante dalla vendita di biglietti d'ingresso a 10 euro. Quando si incontrano persone come quelle che incontreremo sabato prossimo, sensibili, aperte, consapevoli sul fatto che l'autismo in particolare e la disabilità in generale non sono solo un ostacolo, un problema da risolvere, ma sono un'opportunità da dare alla vita di tante persone. Ecco, quando si incontrano persone così, noi siamo gioiosi. L'evento è sostenuto e promosso dall'amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio e l'uso del palazzetto. L'amministrazione comunale, l'amministrazione Persiani, da sempre è incline a questi eventi e quindi a patrocinare, a sponsorizzare e a favorire sul nostro territorio il poter sviluppare questi eventi sportivi, che hanno poi un collegamento diretto con la solidarietà e con il sociale. E adesso chiudiamo con lo sport la Serie B, perché la Carrarese, con la vittoria contro il Sud Tirol, conquista i primi 3 punti del campionato. La Carrarese scrive un'altra pagina indelebile nella propria storia, conquistando una vittoria importante contro la capolista Sud Tirol per 2-0. Questo successo segna la prima vittoria degli azzurri in Serie B dopo ben 76 anni. Una Carrarese determinata, attenta in difesa e precisa in attacco, quella schierata da Mister Calabro all'Arena Garibaldi di Pisa. Dopo soli 4 minuti, infatti, arriva il primo tentativo ad opera di Cicconi, che, propiziato da un'ottima sponda di Panico, si trova in posizione favorevole, ma il suo tiro è debole e facile preda del portiere Poluzzi. La partita prosegue con un sostanziale braccio di ferro in cui la Carrarese sembra avere qualcosa in più, ma senza mordere, fino all'episodio che determina la prima frazione di gara. Al minuto 43 il difensore azzurro viene atterrato in area da Masiello, l'arbitro non ha dubbi, è rigore. Dagli 11 metri si presenta Schiavi, che con un destro secco segna la rete del vantaggio. All'inizio del secondo tempo la capolista prova a reagire con energia nei primi 10 minuti, andando in maniera arrembante in avanti, ma subisce la letale ripartenza azzurra. È il minuto 56 quando le geometrie tracciate in allenamento da Mister Calabro diventano realtà e disegnano sul campo l'azione perfetta. Panico porta palla allargandola sulla destra per Zanon, che di prima inventa un cross perfetto per Finotto, che sul primo palo anticipa tutti di testa e conclude in rete. Da qui la Carrarese controlla la partita con autorevolezza fino al triplice fischio. Una vittoria che smuove e rivitalizza la classifica della Carrarese, ma che soprattutto lascia ben sperare i tifosi per il futuro. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata alla Versilia e alla costa apuana del TG Noi. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.